Buonasera a tutti, rieccoci qui in studio perché apriremo stasera una finestra sul piccolo borgo di Granieri, oggi frazione di Caltagirone, e ci occuperemo in particolare di aprire una finestra su un'associazione culturale denominata Quelli che Granieri, e lo faremo qui in presenza stasera dei nostri carissimi ospiti che parleranno un po' più da vicino cercando di comprendere quali sono gli aspetti fondamentali di questa associazione. Siamo qui in presenza del signor Bello Ardita Salvatore e del signor Carmelo Scalzo. Buonasera. E vi chiedo Buonasera. Personalmente, informalmente forse, se posso darvi del tu durante l'arco della serata. Certo. Bene. Innanzitutto colgo l'occasione per ringraziare la redazione che ci dà l'opportunità, sia personalmente a me ma anche a voi qui presenti, per appunto presentare questa associazione di cui voi fate parte e di cui stasera qui voi siete portavoci. Giusto, vorrei fare una piccola premessa su Granieri per poi entrare nel nostro punto nodale della serata. Quindi Granieri, per quel poco che ho potuto apprendere dalla vostra brochure ma anche dall'atto costitutivo l'altra sera, è un piccolo borgo situato appunto a Granieri, oggi frazione di Caltagirone, e si presenta come un piccolo complesso urbanistico dotato comunque di infrastrutture, di servizi necessari, rinomato per l'uva pregiata e per le pesche pregiate, bene? Dico bene? Soprattutto l'uva. E questa associazione culturale, denominata appunto Quelli che Granieri, si propone di coinvolgere gli abitanti di questo borgo, si propone dunque di coinvolgere nella organizzazione, nella realizzazione di manifestazioni, di eventi, di fiere, giusto per promuovere sia la comunità di Granieri ma altrettanto lo sviluppo sociale. Il nostro territorio, ovvio. Ebbene, a questo punto do la parola a voi per arrivare, come ho detto poc'anzi, al nodo della nostra serata. Cedo a lei la parola, signor Bello Ardita, o meglio Salvatore. Sì, lei che ruolo svolge all'interno dell'associazione? Buonasera a tutti, io sono il vicepresidente dell'associazione. Bene, a questo punto mi urge chiederle chi è il presidente e come mai non è qui in sede con noi. Infatti il presidente è la signora Titti Metrico, anzi colgo l'occasione per salutarla che sicuramente ci starà vedendo. E quindi per motivi di lavoro non è qui con noi stasera in questo salotto. Ebbene, ma mi dica, come mai nasce l'associazione Quelli che Granieri? L'associazione nasce anche, diciamo, fra una premessa fra noi giovani, una scommessa, cioè per far sì che giustamente tutta la cittadinanza di Granieri, quindi il borgo, sia compatto in linea di massima. E mi dica, come mai proprio questa denominazione sociale Quelli che Granieri? E infatti, associazioni Quelli che Granieri nasce dal nome stesso Granieri, cioè Granieri, quelli che lo stiamo vivendo, lo hanno vissuto, cioè è anche per il futuro, e quindi giustamente quelle che ce l'hanno nel cuore, cioè proprio il nostro borgo. Ma noto qui dalla brochure che voi mi avete fornito che proprio c'è un emblema qui della vostra associazione culturale, noto che sia proprio una donna che mantiene sul capo un grappolo d'uva. Come mai proprio questo emblema? Sì, infatti appunto l'emblema della brochure è in relativo appunto all'associazione, giustamente l'uva proprio è il cuore appunto sia di Granieri che anche dei paesi limitrofi. Ho capito. Bene, la ringrazio tantissimo. E invece adesso cedo la parola a lei, signor Scalzo, quindi posso chiamarti Carmelo. Carmelo, benissimo. A te vorrei chiedere innanzitutto che ruolo svolge all'interno dell'associazione. Io faccio parte dell'associazione, sono consigliere all'interno del direttivo. Quindi diciamo che faccio parte del direttivo, quindi dell'organico che organizza un po', come dicevi poco fa. Infatti uno degli scopi principali, lo scopo principale della nostra associazione è quella di promuovere il territorio attraverso l'organizzazione di eventi, manifestazioni, fiere e anche e soprattutto gemellaggi con altre identità culturali come la nostra, affinché appunto facciamo conoscere quello che è il nostro borgo, quindi Granieri, ma anche tutto, diciamo, il territorio, quindi diciamo tutto quelli che sono la nostra uva da tavola e quant'altro. Vorrei tornare, scusami, sull'organico, quindi qui abbiamo la presenza del vicepresidente. Sì. Abbiamo detto che il presidente dell'associazione, la signora Titti Metrico, non è qui presente, ma credo che voleva sicuramente essere presente, però purtroppo a volte nella vita, soprattutto gli impegni lavorativi, non permettono di svolgere e di adempiere a qualsiasi impegno. Ma quindi lei svolge il ruolo di consigliere, ci saranno altri consiglieri, quindi altri soggetti
progetti della comunità di Granieri fanno parte sicuramente, siete un gruppo consistente? Sì, il direttivo è formato dai 5 elementi, ovviamente dalla signora Ditti Medrico che rappresenta il presidente dell'associazione, Salvatore il cui presente è il vicepresidente, poi c'è la Mario Scalzo che è il tesoriere dell'associazione e poi ci siamo io, Carmelo Scalzo e Santino Campanella, noi siamo i due consiglieri, questo diciamo è il direttivo dell'associazione. Io spero Carmelo che il ruolo che tu svolgi da consigliere non sia per te un momento, o meglio un elemento che faccia pensare che tu collabori in maniera inferiore rispetto a chi sia il vicepresidente o il presidente. No, infatti questo ecco, voglio precisare, voglio dire che l'associazione, quindi dal presidente che ricopre ecco, la carica di presidente a quello che è il semplice consigliere come posso essere io oppure Santino, abbiamo la stessa valenza perché tutti siamo protagonisti ma tutti siamo anche braccio lavoro all'interno dell'associazione. Ovviamente oltre al direttivo l'associazione conta tantissimi tesserati sulle 70 persone, quindi abbiamo un tesserato circa per famiglia, quindi diciamo che prendiamo un po' tutte le famiglie di Granieri, quindi raggruppiamo un po' tutto Granieri. Io mi complimento con te per la frase che hai utilizzato perché credo che sia molto importante nella comunità sociale in cui viviamo, perché è sinonimo di interazione e di cooperazione sia all'interno della vostra associazione, ma che debba essere così credo anche nella comunità, nel comune, nella provincia, nella regione, visto anche gli aspetti economici negativi che oggi la nostra cittadina vive. Sì. Ebbene, quindi vorrei entrare invece con te nell'aspetto fondamentale di questa associazione culturale, giusto per farla comprendere al nostro pubblico, magari aiutandoti tramite l'atto costitutivo. Sì. Vorrei parlare formalmente dello scopo dell'associazione. Guarda, lo scopo è scritto qui nell'articolo 3. Terzo, giusto, dell'associazione, infatti lo scopo principale dell'associazione è quella di praticamente promuovere il territorio attraverso appunto l'organizzazione di manifestazioni, di eventi e gemellaggi con altre associazioni culturali come la nostra che alla fine ecco, condividono gli stessi nostri scopi. Bene, molto importante direi, ma esiste invece... Ti chiedo scusa se torno al carissimo Granieri, però diciamo che l'associazione sì. Lo rappresenta. Esiste qualche punto di attrattiva a Granieri? Guarda, Granieri è un piccolo borgo, non so se tu sai un po' la storia di Granieri, no? A Granieri abbiamo un castello, se, certo, ne parliamo. A Granieri c'è un castello che praticamente ha una struttura architettonica medievale. Ovviamente non nasce nel Medioevo, giusto? È un castello del fine Ottocento, costruito nella fine dell'Ottocento, che... sicuramente è anche un'attrazione diciamo anche turistica perché all'interno c'è una cantina che proprio risale a quegli anni e quindi con dei sistemi di pigiatura dell'uva proprio come venivano fatti proprio nei tempi passati. Infatti, come ti dicevo poco fa, con l'associazione che è nata, diciamo, è stata costituita da un anno, è stata costituita a febbraio dell'anno scorso, abbiamo fatto e organizzato diversi eventi soprattutto. Infatti l'anno scorso il primo evento che è stato organizzato dall'associazione... Se mi permetto di interromperti, sì. Da quando esiste questa associazione? Quando è stata fondata? Infatti è stata costituita l'anno scorso a febbraio, è una neo-associazione proprio diciamo appena nata, però abbiamo fatto un lungo cammino. Cammino nel senso perché abbiamo diciamo, organizzato diversi eventi. Il primo evento diciamo che ci tengo a dire... che abbiamo organizzato con l'associazione è stata proprio la giornata dell'arcobaleno. La giornata dell'arcobaleno diciamo, è un incontro multirazziale che è stato organizzato proprio nel plesso scolastico a Granieri e dove abbiamo invitato i bambini del CARA, quindi questi bambini che hanno richiesto esilio politico qui in Italia. Una bellissima iniziativa. Sì, e hanno trascorso un giorno insieme con i nostri bambini. Quindi diciamo che da questa giornata ecco, sicuramente abbiamo tratto un grosso insegnamento di vita non solo ai nostri bambini ma anche noi adulti, perché abbiamo visto in quella giornata appunto l'integrazione multirazziale tra questi bambini che vengono da paesi diversi, quindi extracomunitari, fuori dalla nostra comunità europea, dove ovviamente
bambini che non sono sicuramente fortunati come i nostri, certamente, ma vivono in condizioni dove praticamente giornalmente hanno a che fare con la guerra, perché c'è la guerra civile, dove sicuramente hanno anche perso, qualcuno ha perso anche il papà in guerra, dove a volte hanno anche difficoltà a trovare qualcosa anche da mangiare giornalmente. Certo. Direi che in soli tre concetti avete realizzato la cosiddetta coesistenza, correlazione e compassione. Sì. Bene. Quindi da qui sicuramente è stato anche un grande, come ti posso dire, valore aggiunto anche per noi adulti. Poi un altro evento che abbiamo organizzato è quello dei sapori di una volta, che Bene. È l'evento in cui noi concentriamo la maggior parte delle nostre forze come associazione. Attraverso questo evento praticamente si fa un cammino all'indietro, però trasportati dai sapori. Quindi tu sai che la tavola unisce, no? Ci mancherebbe. Quindi, infatti, per questo evento diciamo che praticamente abbiamo unito dalla ragazza 17enne, il ragazzo 17enne, alla nonna. Perché ovviamente noi abbiamo puntato a fare quello che erano le ricette proprio di una volta. Quindi, questo direi proprio un ritorno al passato, un ritorno alla tradizione. Attraverso i sapori. Infatti, una bellissima iniziativa anche questa. Sì, abbiamo visto in queste, diciamo, tavole rotonde fatte dalle nostre signore laboriose di granieri, quindi la ragazza 17enne che interagiva con la nonna, che aveva 80 anni, 85 anni, perché tu sai che sono loro quelli che conservano le tradizioni. Tipologia di manifestazione, ci voleva proprio la nonna che coadiuvasse la nipote nella realizzazione di quello che è stato il sapore di una volta. Guarda, creare queste sinergie ti rendono veramente, ti fanno capire quanto è importante creare delle sinergie all'interno di una comunità, perché ti fanno crescere, ti fanno scoprire il passato, perché tu interagisci appunto anche con persone molto più anziane di te, quindi facendo domande, parlando, tu sai che dialogando uno anche scopre il proprio passato. E ti dico che anch'io sono stato in una riunione e ascoltando ho scoperto una cosa che mi è rimasta impressa nella mente. Ti pregherei di raccontarla, sì, quindi. Che praticamente c'era una nonna, una signora anziana, che diceva che nell'atto che si preparavano queste pietanze non dovevano essere fatte con il dado. Tu sai che il dado a volte viene messo per dare gusto a una pietanza, un sapore particolare. Ma prima della guerra, quindi quando ancora non esistevano i frigoriferi, o quantomeno non c'erano i frigoriferi a granieri, perché praticamente si usava il finocchietto selvatico essiccato. Bene. Andava a sostituire il dado di oggi praticamente, dando quindi poi in realtà a quella pietanza preparata un sapore veramente diverso. Autentico quasi. Sì, e io ti ringrazio per avermi, diciamo, regalato questo elemento di tradizione che perché no utilizzerò personalmente. Voglio dire che in quel momento abbiamo coniato un detto tra di noi, perché per noi giovani abituati con i sapori moderni, quindi i sapori del McDonald's, sai, questi sapori molto moderni. Sicuramente non genuini rispetto al passato. Perfetto. Abbiamo scoperto sapori nuovi che per noi rappresentano innovazione. Quindi abbiamo detto, guarda, la tradizione è innovazione. Quindi non bisogna inventarsi chissà che cosa per avere una fonte innovativa o un qualcosa di innovativo, ma bisogna solo andare indietro col tempo, prendere quelle che sono le nostre cose che appartengono al nostro passato e saperli sponsorizzare, saperli, come ti posso dire, pubblicizzare. Certamente. Bene, e sicuramente sia in Sicilia che anche fuori dalla Sicilia, quella che è la nostra tradizione diventa innovazione. Bene, direi che avete realizzato una manifestazione che ci permette, che vi ha permesso di dare dunque un punto nevralgico a quello che è l'aspetto sociale della vita, a quello che è l'aspetto economico, perché no turistico, della vostra comunità, del vostro borgo. Ebbene, avete altri programmi per il futuro? Guarda, sì, ti volevo dire anche che la nostra associazione, a parte questi eventi, ha anche
un'associazione che si dà anche molto sul volontariato e quindi su, diciamo, sull'aiuto alle persone che hanno bisogno. Infatti per Natale abbiamo collaborato con La Spesa nel Cuore facendo la raccolta alimentare a Granieri, e dove veramente i cittadini granieri hanno, diciamo, risposto bene. Siamo riusciti a sensibilizzare quella che è la nostra comunità nei confronti delle persone che sicuramente non stanno bene, ma giustamente, ecco, donando quello che può essere un qualcosa da mangiare. A chi magari oggi purtroppo si trova in condizioni completamente disagiate dal punto di vista economico. Sì. Trovate stasera la mia completa ammirazione, perché veramente vi vedo molto impegnati da un punto di vista proprio sociale, che è quello che oggi veramente forse manca non solo nella vostra comunità, ma credo in tutti i comuni limitrofi. Mi fa veramente onore quello che fate tramite questa associazione culturale. Sì, i miei complimenti personali. Non so, volete qualche ultima battuta? Niente, per i prossimi programmi volevo dire che sono... A giugno faremo la seconda edizione della giornata dell'arcobaleno, a luglio il 18 e il 19 luglio, che sono sabato e domenica, avremo la terza edizione dei Sapori di Navota. Quindi ti invitiamo ufficialmente a venire. Sicuramente io verrò, giusto per concretizzare da vicino questa tradizione e innovazione, perché no, per assaggiare i vostri sapori. Con tanto piacere, noi ti ospitiamo con tanto piacere. Veramente. Un'ultima cosa invece io volevo chiedervi, e poi vi lascio e vi ringrazio soprattutto, ma la festa che voi fate ogni anno, se non mi sbaglio, ad agosto, se non ricordo male, quindi festeggiate agosto, il vostro santo patrono, che sia? San Giovanni Battista, sì. E voi organizzate qualcosa come associazione durante i festeggiamenti del vostro santo patrono? Diciamo, durante la manifestazione della festa del nostro santo patrono, ovviamente l'associazione è sempre vicino a quello che è praticamente l'organizzazione, anche se per la festa di San Giovanni c'è un comitato che nasce oppositamente per la festa di San Giovanni. Però quando si parla del santo, del nostro patrono, è tutta la comunità che partecipa. Presente. Quindi associazione e non. Quanti abitanti conta Granieri? Ma se non sbaglio siamo sui 450. Quindi direi proprio una grande famiglia. Sì, brava, perfetto. Anche perché poco fa dicevi, se non mi sbaglio, che vi è un tesserato per ogni famiglia in questa associazione culturale. Quindi diciamo che tutta la comunità di Granieri fa parte dell'associazione. Adesso comprendo da vicino perché proprio... Il 90%, sì. Adesso comprendo da vicino perché proprio la denominazione sociale è proprio a quelli che è Granieri. La rappresentate, direi, in toto questa associazione. Sì. Bene, mi fa molto piacere. Io vi ringrazio. Ringrazio personalmente per la vostra presenza, per la vostra collaborazione, ringrazio personalmente la redazione che ci ha permesso stasera di essere qui presenti e di dare a voi l'opportunità di presentare l'associazione di cui fate parte. La ringraziamo anche da parte nostra e a nome di tutta l'associazione. Io auguro a tutti una buona serata e cedo la linea alla redazione.